Mondo Gare, ed eccoci ritornati per la seconda parte di questo quinto show. Ora andiamo a vedere tutte le gare che si sono corse nella scorsa settimana. Andiamo subito col vedere quello che è successo alla Amstel Gold Race, classica importantissima dove vedeva come favorito Mathieu van der Poel, che l'ha già vinta nel 2020 alla sua prima partecipazione. Gara molto combattuta che ha visto davanti un bel gruppetto di corridori, e a farla da padrone è stato Michał Kwiatkowski, un arrivo al photo finish davanti a Benoît Cosnefroy. Fino all'ultimo non si sapeva chi era il vincitore, perché come lo scorso anno con Van Aert e Pidcock sono arrivati al photo finish. Appena arrivati ad esultare era addirittura Cosnefroy. Dopo qualche minuto però, se andate a rivedere meglio il photo finish, a vincere è stato Kwiatkowski. Vi lascio qualche immagine per far vedere la delusione poi di Cosnefroy, che è passato dalla felicità di uno che aveva appena vinto la sua prima grande classica allo sconforto di chi non l'ha vinta. Dietro di loro a scappare dal gruppetto e a cogliere la terza posizione è stato Tish Benoit, e a regolare il gruppetto che c'era appena dietro di loro è stato Mathieu van der Poel. Si è corsa anche la Freccia del Bramante, dove vincere è stato Sheffield davanti a Cosnefroy e Barguil. Cosa è successo in questa Freccia del Bramante? Sheffield del Team Ineos, corridore molto interessante perché ha appena 19 anni, quindi segniamoci questo nome. Ha fatto un gran bel gioco di squadra con i suoi compagni di squadra, ovvero Pidcock, che era quello più marcato del Team Ineos, e Ben Tullett, altro corridore che si è comportato molto bene in tutte queste classiche. Ha seguito un'accelerata di Tim Wellens, gli ha dato il cambio, appena si è girato però non c'era nessuno e ovviamente ha tirato dritto, dietro si sono guardati ed è arrivato in solitaria. All'arrivo del gruppetto poi Tim Wellens, che è stato squalificato per un cambio di traiettoria avvenuto negli ultimi 200 metri, quando ha provato a chiudere Benoît Cosnefroy, ovviamente non ce l'ha fatto perché poi Cosnefroy ha colto il secondo posto, dietro stava arrivando Evenepoel che ha rischiato parecchio nel cercare di mettersi in mezzo. Andiamo a vedere cosa è successo al Giro di Turchia. Settimana scorsa allo show abbiamo già visto cosa è successo nelle prime tre tappe. Nella quarta tappa, arrivo in salita, a vincere è stato Sepúlveda davanti a Bevin e a Van Uke. Nella quinta tappa, arrivo in volata molto veloce, a vincere è stato Westford davanti a Philipsen e a De Klein. Nella sesta tappa, anche qua tappa veloce, con un arrivo in cima ad uno strappetto, a vincere è stato Caleb Ewan davanti a Philipsen e a Van Poppel. Nella settima tappa invece Bevin ha fatto di tutto per andare a vincere, così ha fatto davanti a Jay Vine e a Ede. La classifica generale è stata poi vinta proprio da Bevin davanti a Jay Vine. Piccola parentesi, Jay Vine è campione del mondo di e-sports, ovvero campione del mondo su Zwift. E terzo, Sepúlveda. Andiamo a vedere cosa è successo adesso nella Parigi-Roubaix, dove a vincere è stato anche qua un corridore del Team Ineos, Dylan Van Baarle, davanti a Van Aert, ritornato dopo il Covid, e a Kung. Tour of Alps, per gli amici, Giro del Trentino. Nella prima tappa a vincere è stato Bouchard, corridore che ha beffato il gruppo, è andato via nella fuga di giornata, è riuscito ad arrivare in solitaria qualche secondo davanti al gruppo, pilotato da Bilbao e Bardet. Nella seconda tappa a vincere è stato proprio Bilbao, davanti sempre a Bardet e a Attila Walter. Nella terza tappa non si è ancora corsa, adesso che sto registrando il video, ma tra qualche ora si correrà, e vi lascio direttamente la foto con il vincitore e il podio. Freccia Vallone. Anche la Freccia Vallone non si è corsa adesso che sto registrando il video, ma questo pomeriggio si corre, quindi anche qua vi lascio la foto dell'arrivo con il podio e vi racconto i miei favoriti a questo punto. Il mio favorito d'obbligo è Julien Alaphilippe. La Freccia Vallone è una classica che vincono quasi sempre gli stessi, perché un arrivo molto caratteristico in cima al muro di Huy.
quindi non ci si può inventare niente quando si arriva là in gruppo, e chi ha più gamba, chi è più esplosivo in quegli arrivi, di solito vince. Difatti Alaphilippe l'ha già vinta 3 volte, Valverde l'ha vinta 5 o 6 volte, adesso non ricordo molto bene, ma qua vi lascio il numero esatto delle volte che ha vinto, e questi tipi di corridore poi la fanno da padrone. Quindi per quest'anno vi dico che il mio favorito numero 1 sarà Alaphilippe, e chissà cosa potrà fare anche Tadej Pogačar, che sarà al via. Ma ovviamente voi che guardate questo video sapete già chi ha vinto Giro di Sicilia. Settimana scorsa si è anche corso il Giro di Sicilia, dove abbiamo visto a farla da padrone la nazionale italiana. Già dalla prima tappa vincere è stato Matteo Malucelli, rappresentante della nazionale italiana, lui corridore ex ormai del team Gazprom Rusvelo. Assieme a lui nella nazionale della ex Gazprom c'era anche Nicola Conci, Alessandro Fedeli e Cristian Scaroni, che si sono fatti tutti e tre ben vedere. Nella seconda tappa a vincere è stato Damiano Caruso davanti a Nibali e a Pozzo Vivo. Anche qua grande forcing della nazionale italiana negli ultimi chilometri, che ha praticamente rotto il gruppo che era davanti. Nella terza tappa invece a vincere è stato per il Cycling Team Friuli Fran Miolevic, che dalla fuga di giornata è riuscito ad evadere dal gruppo e a vincere in solitaria con una bellissima azione. Il gruppo poi è stato regolato da Fiorelli e Benchiarutti. Nella quarta tappa invece, con l'arrivo sull'Etna, anche qua a vincere è stato Damiano Caruso con un'azione solitaria davanti a Cepeda e a Mendes. E ora le gare su strada per questa settimana sono finite, andiamo a vedere cosa è successo invece nel panorama mountain bike. Si è corso all'Isola d'Elba l'Internazionale d'Italia, dove nelle donne a vincere è stata Risveld davanti a Specia e a Teocchi, negli uomini invece a vincere è stato Luca Bredot davanti a Nadir Coledani e a Davon Detto. Andiamo a vedere cosa è successo anche nella Coppa di Francia, dove a vincere è stato per il Rock Rider Racing Team Joshua Dubot davanti al campione belga Shermans e a Anthony Philippe. Corridore della settimana. Questa settimana il corridore della settimana per me è stato Matej Moric, proprio per come ha corso la Parigi-Roubaix e come si è comportato in tutte le classiche in questa stagione. Moric, che già dai meno 110 km prima della foresta di Arenberg è andato in fuga, negli ultimi 30 km circa è stato ripreso dal gruppetto dei primi. Di solito quando qualche corridore è nella fuga di giornata e poi viene ripreso nel gruppo dei primi, o si stacca o fa fatica a tenere le ruote. Moric invece è stato ripreso e aveva una gran gamba, perché è riuscito poi a ripartire addirittura in fuga assieme a Yves Lampaert, che purtroppo negli ultimi 10 km nel penultimo settore di pavé è stato tirato giù da un tifoso, e questo poi ha fatto andare da solo Moric alla rincorsa di Van Baarle, che poi è stato purtroppo ripreso dal gruppo e è arrivato poi al velodromo di Roubaix in quinta posizione. Ma proprio per come ha corso questa Parigi-Roubaix vince il titolo di corridore della settimana. E anche per oggi gli argomenti sono finiti, ci rivediamo domani per andare a vedere il parco bici e l'argomento da commentare. Quindi non vi resta che iscrivervi al canale e accendere la campanellina per non perdervelo, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima.